Ma salve a tutti amici, eccoci qui in un nuovo video. Oggi torniamo col quarto episodio della 10 Minutes Challenge, quanti Pokémon riesci a indovinare in 10 minuti. Il gioco è molto semplice, abbiamo già fatto 3 episodi sulle prime 3 generazioni, ve li lascio qua da qualche parte nelle schede. Ultima cosa, prima di iniziare, vi ricordo che io sono in live dal lunedì al venerdì qui su YouTube e sul mio canale TikTok dalle 14:45 in poi, giocando a Pokémon con voi. Detto questo, basta perdersi in chiacchiere e andiamo al gioco. Eccoci qua ragazzi, dobbiamo fare la quarta generazione e per chi non lo sapesse invece, mentre sono mi papino a parlare, prima cosa importantissima, mettere la visione notturna che si vede molto meglio e stavo dicendo che questo gioco consiste nell'indovinare il maggior numero di Pokémon, dobbiamo scriverli correttamente, in 10 minuti. Come vedete qua in basso c'è un timer, è 35 minuti, ma noi le cose facili non ci piacciono. 10 minuti, abbiamo una media del 75% del Pokédex di solito. Vediamo come sono messo con la quarta gen. 3, 2, 1, via. Partiamo dagli starter. Piplup, Turtwig. Per fortuna ho iniziato a giocare a Kaizo 2.0, che la sto portando in live per di più, quindi i Pokémon di quarta gen mi stanno un po' spuntando. Ma Chimchar... No, Chimchar. Ok, abbiamo Monferno. Abbiamo Infernape. Abbiamo Empoleon. Torterra. Vabbè, gli starter easy. Grotle. Uxie, abbiamo il trio dei laghi. Mettine uno così me li ricordo. E Primplup. Poi abbiamo, vabbè, il re di tutti i Pokémon. Bidoof. Arceus. Shaymin. Vale doppio, si gode. Allora Barmy vale infiniti? No, Barmy vale solo uno. E Wormadam. Che Pokémon che non mi sarebbe mai venuto in mente, ma mi è venuto in mente perché ha varie forme, ma lui non ha varie forme. E allora Shellos ha varie forme, no, neanche lui. Gastrodon. Bidoof, l'altro. Oh, c'è Starly nei primi percorsi. C'è Kri. Keto. No, come si scrive? Kri. Kriketot, la CK, ok, e Kriketur, chi lo scrive? Abbiamo Starevia, io andrei per percorsi, abbiamo Staraptor, finiamo il tiro dei laghi, Azelf, e vabbè, Dialga, facciamo i leggendari, Palkia, Giratina, Regigigas, chi ci manca dei, scusa, dei draghi? Ah, ci manca Mesprit, Heatran. Chi manca di leggendario lì sotto? Scusate. Oddio, sono in difficoltà. Vabbè, fa intanto Bidoof si evolve in... Che cavolo si chiama? Bibarel. Bibarel. Uccellacci di sta gen. Pokémon fuoco non esistono, quindi... A parte Heatran e Infernape. Ah no, invece no, c'è Magmortar. Electivire. Froslass. No, Froslass. Weavile. Poi abbiamo Snover nella Snover, Glaceon, Leafeon, Lopunny. No, Lopunny senza la U. E Buneary. Madonna, ragazzi, stiamo tirando dritto un botto qua. Però potrei finirli molto presto e iniziamo a ragionare. Abbiamo Unchcrow, non so scriverlo. Unchcrow, Ounch. Row, ci torniamo dopo su Unchcrow. Andiamo su quelli che sappiamo scrivere. Leggendari. Sono fissato con i leggendari che sta mancando lì in fondo. Vabbè, c'è Garchomp che non è un leggendario, però lo mettiamo. Gabite e Gible. Chi è che c'è di leggendario? Sono tiltatissimo. Oddio, ci sono dei leggendari che mi stanno sfuggendo che non va bene. Abbiamo Munchlax. Munchlax. Chi è che c'è ancora? Ah, Spiritomb. No, Spiritomb. Abbiamo... Ah, Wormadam ne ha 3, Barmy 1, non si sa per quale ragione. Abbiamo Combi. Abbiamo Combi con la C. Abbiamo Vespi... Queen. Una sola E. Vespi Queen. Chi è che c'è di coleottero? C'è il bro Kriketun, proviamo a scriverlo. Kriketun. Oddio, l'ho scritto, madre mia, ero convinto di non saperlo scrivere. Abbiamo Unchcrow. Tangrowth. 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 Dusknoir. Dusknoir.
Non sta mancando Todd. Todd, Buizel, Drifloon, Skuntank, quegli schifosi Skuntank e come si chiama? Stanky. Stanky e la sua parte è Paragli e Glemiao. Glemiao. Non so scrivere Glemiao, abbiamo Driblim comunque. È importantissimo. Vorremmo Floatzel, Pesci Finneon, Lumineon. Madonna, perché mi mancano dei leggendari? Saranno anche tipo... sono 4. Ah, Cresselia, Darkrai. Che mi manca? Darkrai. Però ce ne sono 2 e mezzo. Beh, c'è Lucario. E c'è Riolu. Siamo a più di metà del tempo. Siamo a più di metà, però, attenzione. Il problema è che adesso ci incanteremo. Glemiao. Ah, beh, Roserid, scusami, qua come preferito. Budeu, Mime Junior, Bonsly, Eppini, tutti quei mini lì. I mini li abbiamo messi tutti, penso. Leaky, guarda se riesco a scriverlo. No, è con la I forse, il primo. Leaky. Porygon Z. Madonna, Kaizo mi sta aiutando un botto, grazie a Dio. Allora, ci sono 2 leggendari. Oh, i fossili. Rampardos. Per una volta scriverò i fossili. Rampardos e Cranidos. Bastidun. Bastiodon. E il primo come si chiama? Sheldon. Ok. Oddio, ci sono 3 lì che non mi tornano. Fra Kricketun e Bidiu. Che dice fra Kricketun? Ah, Bronzong. Bronzor. Ok, ora ho messo qualcuno che non ho messo evoluzioni. No, quelli che ho messo li ho evoluti tutti, tranne Abomasnow. Abomasnow non l'ho messo. Evoluzioni di quelli vecchi. C'è Togekiss. C'è Gallade. Chi che c'è di evoluzioni vecchie? C'è Unscrow, che non so scriverlo. Onch. Crow. Cavolo, si scrive Anzio. Ah, c'è Manafi e Fione. Ecco chi sono quei 2 schifosi. Mamma mia, se non mettevo Manafi e Fione. Comunque siamo 80 su 107. Abbiamo 3 più di 3 minuti. Penso che nessuna l'abbiamo fatta così bene. Però calma, ne mancano tanti ancora. C'è Glemiao che non sappiamo scrivere. Ho perso i capi palestra. Lotta c'è Lucario. Coleottero. No, c'è... Chi che c'è Coleottero? No, Erba forse. Manca qualcuno tipo Erba. Manca qualcuno tipo Erba. No, ci stiamo perdendo. Insomma, in un bicchiere d'acqua. Cioè, vi sto perdendo perlomeno. In un bicchiere d'acqua. Rotom. Rotom vale una botto. Mamma mia, Rotom quanti ne vale. Oddio, Rotom ci ha levato. Allora, Rhyperior manca. Rhyperior. Chi che si evolve dalle vecchie gen? Chi che non ha evoluzioni che si evolve? Mismajus. C'è Mismajus e Dusknoir. Di vecchie gen Froslass l'abbiamo messo. Chi è che si evolve da vecchie gen? Blissey no, c'ha la Pre, l'abbiamo messa. Madonna. No, nel ghiaccio li abbiamo fatti tutti. Sì, perché c'è Weavile, c'è Snover, c'è Glaceon. Monte Corona, nel Monte Corona chi è che c'è? C'è Bronzong e Bronzor. Crobat, Zubat, Draghi, c'è solo Garchomp. Non è vero, ci sarà qualcun altro, ma non mi viene... No, Draghi, c'è solo Garchomp. Abbiamo meno di 2 minuti, calma. Meno di 2 minuti, Mins, almeno 7, arriviamo a 90. 90 sarebbe tanta roba. Oh, chi è che c'è nei primi percorsi che ci sta sfuggendo? Chi è il Geodude di sta regione? C'è un Geodude, tipo. Non c'è un Geodude di sta regione. Sono giga bloccato, non ho spunti. Non ho spunti. Magby, Electivire, Mantike. Scocesso. Mantike, ok. Ho messo uno dei più difficili, penso, da beccare. Ma mi starò missando qualcuno di incredibile. Però ho messo i fossili per una volta. Abbiamo 1 minuto, almeno 6, 5, 6, 7. Dobbiamo scriverne.
Allora, facciamo mente locale un attimo. Briefing, briefing. Vai su, vai nella montagna, esci. Intanto devo scrivere Glemiao. Glemiao, ma l'ho già. Gleameo. Non so scriverlo. No, 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 no. Che palestra c'è? Ah, Krogank! Drapion! Oddio, la zona safari, Drapion! Come si chiama? Scorupi. Krogank. Krogank. Toxicroak. Toxicroak. No, Toxicroak si dice. Non so scriverlo, Anscro, non so scriverlo. Ultimo lampo. Sono tiltato, ce ne sono due che non so scrivere. Toxi, come cavolo si scrive? No, ecco, c'è dei primi percorsi che mi sono dimenticato. Sono un tacchino incredibile. Mi sono dimenticato Shinx, Lucio e Luxray. Ecco, chi cavolo erano quei primi tre? Poi c'era Motim, effettivamente, che mancava a chiudere la linea di Barmy e Warmadam. Abbiamo Cherubi, Cherrim, vabbè, non ci sarei arrivato. Honchkrow, non so scriverlo. Glameo. Magneson c'era nel Monte Corona con Probopass, ghiaccio mancava Mamoswine, Hippopotasi Bodon, Toxicroak, ah Toxi era con la I, e Krogan che Croagunk. Vabbè ragazzi, ci dobbiamo stare. Quindi ragazzi, si conclude così la quarta gen, abbiamo dimenticato Luxray e la sua linea evolutiva, su strade illuse erano tre proprio facili, poi un paio non sapevo scriverli, saremmo stati sulla novantina. Però non l'ho fatto, quindi non valgono. Io ragazzi vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a seguire le live che sono dal lunedì al venerdì, vi ricordo il pomeriggio. Mettete like a questo video, commentatelo, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!